Ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video, tra l'altro molto richiesto da voi, ovvero l'aggiornamento della mia postazione make-up. Non è cambiato molto dall'ultimo video, insomma, che vi ho fatto, però ho organizzato in modo diverso qualcosina, quindi vi faccio vedere al volo tutto, per chi magari non ha visto quella passata, e appunto vi faccio vedere cosa ho cambiato. Allora, come sempre, tutto quanto organizzato in queste cassettiere. E di stoffa plastificata, diciamo, che l'ho presa dai cinesi e costano meno di 5 euro, quindi insomma sono comode ed economiche. Qua sopra ci sono le spugnettine da make up, quelle che utilizzo io, queste sono di H&M, e un campioncino di crema colorata dell'Erbolario, che è quella che sto utilizzando provando, diciamo, al momento. E quindi lo tengo qua sopra perché altrimenti mi sporca tutto. Qui nel primo cassettino ci sono tutti i fondotinta e BB cream, fondotinta minerali, questo di neve, e qua sotto ci dovrebbe essere anche Grazie, signora. Mamma. BB cream, fondotinta e altri campioncini che voglio comunque provare. Poi nel secondo cassettino abbiamo davanti i correttori e primer occhi. E ho questa palettina di Douglas, qui c'è quello Maybelline, Catrice, e Sobio, mentre i primer, cioè ormai lo vedete tipo sempre, la Love Stage di Essence, il Pro Base della Moi e la spugnettina con cui adesso sto mettendo il fondo. E dietro ci sono tutti gli eyeliner, quelli in penna, quelli col pennellino, c'è un primer che dovrebbe stare qui e quello là in gel di MAC, che è quello che sto utilizzando di più, insomma. Passando al cassettino sotto, ci sono le terre e gli illuminanti, c'è appunto la nuova Bahama Mama, prima, proprio primissima davanti perché è quella che uso di più, e gli illuminanti sono qua dietro anche perché insomma non è che li utilizzo proprio tutti i giorni. Poi nel cassettino accanto prima c'erano i blush, adesso ho messo le ciprie. Dietro ci sono quelle colorate, quella della Essence, della Moi e della Elf, e qui davanti ci sono quelle traslucide, questa è l'Invisible Powder di Kiko e la Hollywood di Neve Cosmetics. Ho dovuto cambiare il cassetto perché quello dei blush si era appesantito un po' troppo e quindi l'ho messo come ultimo. Comunque, andando sempre avanti, qui nel cassettino ci sono tutti i mascara e compreso anche di piegaciglia. E papà, sì, qua tutti i mascara, anche le fibrette, che su queste qua l'avevo preso al Cosmoprof. E nel cassettino accanto, come vi dicevo, ci sono tutti i blush che, come vedete, abbondano. C'è l'ultimo di Kiko, quelli di H&M, della Moi, di Essence, della Be Chic, della BAFD. E comunque, insomma, si era appesantito troppo il cassettino e quindi l'ho messo come ultimo in modo che non pesasse troppo. Nella seconda cassettiera, qui in alto, ho posizionato questa palettina di Pupa che vi ho fatto vedere che ho ricevuto per Natale. Molto molto carina, l'ho messa qui sia perché insomma non entra dove tengo le altre palettine e poi perché è molto carina, quindi anche proprio diciamo d'arredamento. Nel primo cassetto, dove prima tenevo tutte le palette, adesso ci sono le ciglia finte di Essence, la Naked 2, le palettine, queste piccoline della Essence, cioè la Sun Club, la Night Club, l'All About Paradise e l'All About Nude, se non mi ricordo male, sì. Una palettina piccolina di H&M e questa qui che è quella di Douglas, che è un po', diciamo, troppo spessa da mettere dove ho messo le altre. E sotto, non so se la vedete, c'è quella grande da 100 colori, 88 colori della Elf, che tra l'altro non è affatto male, ma è quella che utilizzo di meno perché insomma è un po' ingombrante. Poi, aspettate che sposto le cosine qua sotto. Ok,
Nel cassettino qui ci sono tutti balsami labbra e lucida labbra. Più che tutto, diciamo, sono balsami labbra perché lucida labbra non è che ci vado matta. Ne ho giusto uno di Kiko, Essence, la mini size di Urban Decay che era nella Naked. Il resto sono più che altro, diciamo, balsami labbra, perché anche questo che sembra un rossetto in realtà è tipo trasparente addosso e quindi lo uso più come un burro cacao. Poi, nel cassettino accanto invece ci sono le tinte labbra, matitoni e rossetti vari. Quindi qui proprio di tutto e di più, dalle tinte della Coast a dei rossettini Kiko. Questo qui che è il Double Touch di Kiko, un matitone H&M, quindi qui davvero di tutto e di più. Ah, i lip marker della Kiko, che ne ho tre. Quindi un po' di cosine. Nell'ultimo cassettino qui ho tutti i matitoni occhi e ombretti in crema. E adesso ci ho messo anche questo qui, i foils della Makeup Revolution, che mi avete visto utilizzare nell'ultimo tutorial, che se non l'avete visto ve lo lascio. E nel cassettino accanto ci sono tutti ombretti mono. Qui, diciamo, vorrei sistemare in modo migliore per trovare meglio le cose, ma come vedete lo spazio non è tanto, gli ombretti sono tanti e quindi è un po' tutta la rinfusa. Comunque ci sono ombretti Elf, e Sephora, Yamamay, Pupa, Kiko, quindi diciamo un po' di tutto e di più. Anzi, se avete qualche idea da darmi su come sistemare meglio questa parte, fatemelo sapere. Passando alla cassettiera accanto, che è questa cassettiera in cartone, perché i cinesi hanno deciso che non l'avevano uguale, insomma era più carino, però. E qua dentro ci sono tutte cose delle unghie che magari dopo al volo vi faccio vedere. Sopra ho messo questa scatola troppo carina, con un cuore. Questa era una scatola di cioccolatini. È qua aperta, come vedete, e ha il cuore. Dentro ci ho messo tutti i pigmenti. C'è un pigmento Kiko, Pupa, ce ne sono 3 di Essence, un paio di Buffed Cosmetics e il resto sono tutti neve. Alcuni, come vedete, ricevuti come omaggio nei vari ordini e quindi li ho messi qui per averli dritti. Tant'è che li volevo mettere tutti quanti, diciamo, capovolti in modo da leggere subito il nome. Ma non so se voi dentro avete presente come sono fatti. Hanno solamente questa linguettina che, diciamo, protegge il pigmento. Quindi se li mettessi tutti sotto sopra, al momento che li vado ad aprire, uscirebbe di tutto e di più. Quindi me li tengo così. Però insomma è carino perché li ho anche a vista. Qui accanto c'è un mascara con delle fibre che è una collaborazione di cui vi parlerò presto. Passiamo un attimo alle cose che ho qua sotto. Allora, dove stanno? Partiamo dai pennelli. In questo barattolino qui ho tutti quanti i pennelli occhi. Come potete vedere, da sfumatura, da applicazione, alcuni più ampi, alcuni più piccolini. E li tengo tutti quanti qui. Nel barattolo più grande, questo qui fucsia, tengo tutti quanti i pennelli viso. E questo qui più piccolino, che è di questi qui, che lo uso per fissare il correttore con la cipria e lo metto qui, insomma, così non lo confondo con quelli degli occhi. In quest'altro barattolino piccolo, questo qui, tengo tutti i pennelli più corti, diciamo, più piccolini, perché se li vado a mettere in questo qua cadrebbero giù e non li vedo. E sono la maggior parte pennelli neve perché sono quelli del set acqua. Poi c'è anche un pennello Essence e un mini set che avevo di Douglas. E quindi li tengo qui perché appunto sono più piccolini. E nella vaschettina, questa qui, che trovate tranquillamente nei negozi sempre dei cinesi, e c'è questo Kabuki di Elf che è morbidissimo. E qui ci sono tutti i pennelli da eyeliner,
Questo perché ogni volta per scovarli lì in mezzo era tipo un casino e quindi abbiamo deciso comunque per comodità sia mia e di mia madre di metterli tutti quanti qui. E c'è anche un pettinino per le ciglia. Questi qua, insomma, c'è quello di Catrice, di Kiko, di Essence, di H&M, quindi sono vari pennelli da eyeliner. Poi qui abbiamo un altro barattolo rosa con dentro tutti quanti i pastelli neve, pastelli occhia. Come vedete sono tutti quanti pastelli nevi, tranne, nevi, neve, tranne la matita per le sopracciglia di Benecos, quella che mi vedete utilizzare sempre, che la tengo qui appunto per comodità perché la trovo prima, e due matite, eccole, di Verrocchio, perché altrimenti nell'altro barattolo, ora vi faccio vedere, non li troverei mai. Sono, diciamo, queste le matite neve e quelli Verrocchio, quelle che utilizzo di più in generale. Nell'altro barattolone, che come vedete è bello grande, ci sono tutte le altre matite, le Long Lasting di Essence, le Double Glam di Kiko, e sono tantissime di Kiko, di Pupa, Bottega Verde. Ci sono anche altre due matite per le sopracciglia, una è questa della Elf e una è questa piccolina di Essence. E poi comunque le matite le vedrete aggiornate perché farò dopo tanto tempo un'altra puntata della Makeup Collection, quindi insomma qui ci sono tutte matite di tutto e di più. Poi eccoci arrivati, diciamo, alla parte, diciamo, un po' più nuova. Qui in realtà prima c'erano varie cosine di mia madre che ho sfrattato e quindi è arrivata tutta un'altra parte make-up. Ed è proprio questa la cosa che vi volevo far vedere. Sposto questo e sposto un attimo anche questo. Ed è questo porta palette. Il problema delle mie palette è che tenevo tutte dentro al cassetto che vi ho fatto vedere prima e andavo ad utilizzare sempre le stesse, cioè quelle che mi trovavo davanti. Invece ho trovato questo aggeggetto da Ikea, che io non so cos'è in realtà. Potrebbe essere un porta CD, un porta libri, comunque lo trovate da Ikea, se non sbaglio, viene intorno ai 4-5 euro. È in metallo e potete regolare voi la larghezza fra i vari. Come li chiamo? Fra i vari. Ma che termini? Fra i vari pilastretti. E qui appunto ho sistemato tutte le palette. Allora, qui abbiamo le palette neve. Oh, oddio. Ovvero c'è la Makeup Delight. Qui c'è la mia palette neve personalizzata. In mezzo, perché se no questa casca perché è piccolina, c'è questa qui della Mista Rubarocco, sempre di Neve Cosmetics, che tra l'altro questa ormai non ha più dentro le cialde del Mr. Barocco perché l'ho ripersonalizzata io. E poi c'è qui davanti la Duochrome, che come vedete la scritta si sta anche cancellando e questa cosa mi dispiace moltissimo. Poi qui davanti ci sono due palettine piccole di Kiko. E le tengo qui perché se le mettessi, diciamo, davanti a tutto tendono a cadere. E sono questa qui, che è della collezione street fashion, sì, che ha questa qui con tutti quanti i toni del tortora, violetti, che è molto neutra. E quest'altra che vi avevo preso recentemente con i saldi, che è questa qui. Poi qui davanti c'è la Del Mar della Sleek, che comunque continuo a tenere nel suo cartoncino, sia perché mi piace tanto, e poi perché se la tengo senza mi urtano le ditate, come ben vedete, sopra la palettina. E quindi la preferisco tenere nel cartone. Qui ci sono due palettine della Moi. Questa è la Pretty Pastels. E questa è la, non mi ricordo, ah, la Poptastic, che è questa qui. E davanti a tutti c'è l'Iconic 3. Quindi
Quindi diciamo che qui sono riuscita a sistemare le palette che uso più spesso, anche perché in questo modo riesco a trovarle facilmente e ce l'ho diciamo anche abbastanza ordinate. Dietro a tutto qui c'è l'acqua della Evian, che utilizzo spesso a fine trucco, tipo diciamo per fissare il tutto o per bagnare i pennelli quando uso i pigmenti o gli ombretti bagnati. Ci sono due oletti essenziali, uno è il tea tree oil e l'altro è la lavanda. E poi c'è questo qui per lavare i pennelli di Kiko, che onestamente non uso quasi mai, perché preferisco lavarli semplicemente con il sapone. Davanti al portapalette ho preso questo portarossetti da Tiger e se non sbaglio l'ho pagato meno di 5 euro. Comunque si trova da Tiger, Europlanet, Mondo Risparmio, tutti questi negozietti. Ho messo in assoluto i rossetti che utilizzo di più, ovvero in prima fila non potevano mancare i miei tre rossetti MAC, che sono Fusion Pink, che è questo qui. Chatterbox, che è questo rosa, e Fast Play, che ormai ne avete la nausea perché ve lo faccio tipo vedere ogni volta. Dietro ho i tre rossetti Essence, questo è il 12. Questi qua sono proprio quelli che utilizziamo di più sia io che mia madre. Questo qui è il numero 9, che è quello un po' più violaceo, e questo qui è il numero 8. Dietro abbiamo l'ultimo rossettino della I Love Makeup, che vi ho fatto vedere, che avevo preso a Machillaia, che vi avevo detto che non era un granché perché insomma a livello di pigmentazione non lo è, ma in realtà a livello di idratazione è fantastico. Il 914 di Kiko, che come vi ho detto lo sto utilizzando tantissimo, e infine questo rossetto della L'Oreal, che anche se non utilizzo tantissimo, non utilizzo tantissimo non perché non sia buono, ma perché come vedete è molto molto scuro, però l'ho messo qui perché ha questo packaging troppo carino. Accanto quest'altro contenitore sempre in plexiglass, e questo lo trovate sempre nei negozietti dove vi ho detto prima, forse anche Tiger ce l'aveva così, però questo non l'ho preso lì. E qui in pratica ho messo tutte quante le matite labbra, la maggior parte come ben vedete sono di neve, sono i pastello neve. Ci sono anche le ultra glossy di Kiko. Però sì, la maggior parte sono di neve, c'è questa qui della Liquid Flora. E ce n'è una di Essence, e accanto qui ho messo tutti quanti i pennelli per le labbra, in modo tale che insomma penso sia più comodo averli qui e non nel barattolo dei pennelli. Questo perché sta qua? Ok. Qua sotto ci sono altri due rossetti che utilizziamo spesso, tra l'altro questo come vedete è tipo quasi terminato, che è di Elf, e che è diciamo un color rosa rosso, e questo qui sempre anche di Elf, che ha questo colore qui. Qua sotto ci sono i due ombretti della Deborah, che in realtà stavano dentro a questa palettona che vi ho fatto vedere, che mi avevano regalato a Natale, e i rossetti sono questo rosa antico e questo rosso, che è davvero bellissimo e dura un sacco, e quindi anche questi li tengo a portata di mano. E qui sotto ci sono i rossettini piccolini che vi avevo fatto vedere, che ho preso da H&M in saldo, e c'è anche la mini size del Pure Envious di Estée Lauder, che ha questo qui color mattone, e anche una mini size, se riesco a prenderlo, del rossettino Diego dalla Palma, che però l'ho depottato perché qui diciamo si sfragnava,
E l'ho messo. Voce del verbo sfragnare. E l'ho messo in queste due giarrettine perché questo, diciamo, è un bordeaux sempre di Diego Dalla Palma. E questo è il rosso che vi ho fatto vedere adesso. Infine, qui ci sono i due temperini, uno Kiko e uno Essence. E tra l'altro, quello Essence è fantastico. Infine, faccio vedere al volissimo cosa c'è qui dentro. Nel primo cassetto, che non si apre più del tutto, non capisco perché, ci sono le unghie adesive. Queste sono di Sephora. Bastoncini, forbicette e lime varie. Nel secondo cassettino ci sono, vediamo se riesco, ok, creme per le mani, tutte le basi per unghie. Queste sono quelle per i gel e queste sono per le unghie normali. Top coat e diciamo, come li posso chiamare, smalti per fare manicure un po' più particolari, tipo questo, quelli un po' più sbrilluccichini. E una penna correggismalto e la penna per cuticole, entrambe Essence. Comunque, ci tengo a dire una cosa: in generale, secondo me, sono molto molto meglio le cassettiere così in stoffa plastificata e non in cartone, perché questa, tra l'altro, ce l'ho da meno tempo delle altre, ma si sta rovinando tantissimo. Nel terzo cassetto, che non riuscirò mai ad aprire, ok, ci sono tutti gli smalti Kiko, li ho divisi per colore, cioè li ho divisi per marca più che tutto. Qui ci sono i blu, e qui vanno i bordeaux, i violetti, qua tutti i rosa e fucsia. E qui sotto ci sono altri Kiko, gli Essie e i Pupa. Non so perché li ho divisi per marca, perché effettivamente non ha senso, però era carino tutte le boccette uguali vicine. Ho dei problemi molto seri. E infine, nell'ultimo cassetto ci sono altri smalti, ovviamente, sempre divisi per marche. Questi sono di H&M, Yamamay, questi tre, Elf, Laila, Deborah. Questi sono tutti Essence, questi sono sempre di H&M, Astra, Rimmel, Laila, che dovrebbe essere da un'altra parte. Avon, Maybelline, quindi insomma qui proprio varie ed eventuali. E niente ragazze, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo aggiornamento di postazione, spero insomma di non avervi annoiato troppo. E fatemi sapere con un commentino se voi migliorereste qualcosa, se avete qualche idea, insomma, che sono sempre utili, insomma, sapere altre opinioni. E ringrazio il mio cameraman personale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!